la diffusione dei nomi a dominio.it ha seguito di pari passo il più generale sviluppo di Internet in Italia. Per i primi 10 anni, l'uso della rete è rimasto confinato all'interno degli ambienti accademici e di ricerca, e la registrazione dei domini ha rappresentato un fenomeno di nicchia. Con l'esplosione del World Wide Web, avvenuta in Italia alla fine degli anni 90, il processo di registrazione dei nomi a dominio.it ha conosciuto un'impennata vertiginosa. Le piattaforme di registrazione hanno progressivamente ampliato le proprie strutture operative e di pari passo hanno adeguato gli strumenti normativi e tecnologici alle nuove esigenze degli operatori e del mercato. Ma quando si deve registrare un dominio, sono tante le domande che ci si pone. Le persone non esperte e con poca conoscenza del mondo web difficilmente riescono a capire la differenza che c'è tra un sito e un altro, e soprattutto non tutti sanno che esistono numerose tipologie di siti. Spesso si parla dell'ottimizzazione delle pagine, delle tecniche di posizionamento, dell'analisi delle chiavi e del mantenimento delle posizioni, ma difficilmente tutto ciò è rapportato al tipo di sito col quale abbiamo a che fare. Spesso, infatti, ci si dimentica che il vero obiettivo del posizionamento non è essere al primo posto sui motori di ricerca, ma esservi in modo da portare al sito il traffico di cui questo necessita. Il fatto che un sito sia una vetrina dell'azienda o un sistema di vendita online di prodotti o di vendita di servizi implica notevoli differenze nel tipo di visitatore desiderato. Ciò si ripercuote necessariamente sulle tecniche di posizionamento che si andranno ad impiegare. Ma qual è l'obiettivo del sito? Quale visitatore si sta cercando? E quante volte deve essere aggiornato il sito per definire la sua resa ottimale? Basta rispondere a queste domande per trovare la soluzione?